È successo veramente di tutto, ma alla fine si vince a Cagliari 4-3. Mai una partita a Cagliari che la Roma avanti di due gol e che la portiamo avanti al termine con facilità. Ciao a tutti, amici. Che smaltita fino all'ultimo secondo a soffrire, anche avanti 4-2. Non riusciamo mai a gestire una partita con facilità, a meno che non siamo avanti di 3-4 gol come con Lecce la settimana scorsa. Però vittoria fondamentale, fondamentale, era importantissimo. Ci riportiamo a 3 punti dall'Atalanta, anche se abbiamo una partita in più. Diamo continuità a questo piccolo periodo positivo. Certo, andiamo un po' in cronaca. La Roma ha fatto un primo tempo perfetto, eccellente, veramente bello, bello, bello. Tante occasioni, una traversa clamorosa di Under, occasione di Kluivert, di Perez, di Mkhitaryan. E poi il Cagliari con una magia di Joao Pedro ha trovato l'1-0 al primo tiro vero importante verso Paul Lopez. Subito pareggio grazie a un errore di Pellegrini che ha messo praticamente Kalinic in condizione di spingere solamente in porta. Pochi minuti, grandissima azione di Mkhitaryan, sempre uno dei migliori in queste partite di questo periodo. Grande assist per Kalinic che ha dovuto solamente appoggiarla in rete e si chiude il primo tempo 2-1. Secondo tempo. La Roma riparte molto bene, grande occasione con Kluivert che realizza il gol del 3-1 con un grande assist di Kalinic che l'ha imbucato bene di testa. Poi la Roma comincia a soffrire veramente troppo. Ci sono delle occasioni importanti per il Cagliari, c'è il 3-2 di Gaston Pereiro con un'azione personale da metà campo indisturbato. È arrivato fino al limite con un bel mancino, ha battuto Paul Lopez, però troppo solo. Troviamo subito il 4-2, per fortuna con Kolarov su punizione che non viene toccata da nessuno e la partita sembrava finita, invece no. Pochi minuti, calcio di rigore per fallo di mano di Smalling, netto. Joao Pedro lo sbaglia, grande parata di Lopez, ma sulla respinta è il più lesto a insaccare il 4-3 e per fortuna fino alla fine non ci sono state più occasioni. 6 minuti di recupero, più 30 secondi per crampi di Mkhitaryan. Abbiamo sofferto veramente tanto, abbiamo perso 10 anni di vita, però 3 punti importanti in una trasferta che si è rivelata veramente tosta, perché comunque il Cagliari ha tanti problemi in questo periodo, però ci ha messo alla fine tanto perché ha fatto 3 gol, poteva farne altri. La Roma ha giocato alla grande per 50-60 minuti, poi si è spenta, non è mancato qualcosa, ha avuto forse un po' di braccino, un po' di paura, chi lo sa. Però usciamone bene, usciamo con un Kalinic finalmente decisivo, 2 gol e un assist, un ottimo Villar a centrocampo, un Mkhitaryan sempre più protagonista in quel ruolo di trequartista che è il suo, sparato, deve giocare lì. E poi che ci teniamo? Ci teniamo i 3 punti, 3 punti importantissimi. Ora abbiamo Roma, Sampdoria, domenica prossima, 7 giorni di lavoro per preparare al meglio questa partita. Assolutamente da vincere per continuare questa rincorsa al quarto posto, molto difficile perché sono potenzialmente 6 punti, 7 con gli scontri diretti, però tocca provarci oggi. Diamo seguito al 4-0 con il Lecce con altri 4 gol, 4 marcatori con la lettera K, 2 Kalinic, 1 Kolarov, 1 Kluivert. Strana questa coincidenza. Ci teniamo questa vittoria molto molto sofferta, migliore in campo. Io vado a un ottimo Under, c'è stato. Oggi tanti giocatori hanno giocato bene. Migliore in campo, credo, Mkhitaryan e Kalinic. Kalinic, comunque, 2 gol e un assist, entra di diritto in questa classifica. Il peggiore, forse Cristante, un po' sottotono, anche se non malissimo, diciamo un 5,5-6. Per il resto l'abbiamo portata a casa. Bene così, 3 punti e ci vediamo per i prossimi video sulla Roma. Ciao amici!